La città metropolitana approva l'assestamento di bilancio, i debiti fuori bilancio, una seduta anche. Ma io vorrei sottolineare l'ottimo clima istituzionale e politico con cui si è tenuto questo Consiglio metropolitano. Tutte le delibere passate all'unanimità, questo perché si sta lavorando insieme in tanti tavoli, in tanti luoghi, un confronto, una dialettica, sempre nell'interesse dei territori e dei comuni rappresentati in città metropolitana. È quel clima che abbiamo sempre auspicato che si sta realizzando con fatti e risultati concreti, in particolare la coesione che si è visto sulla vicenda degli incendi boschivi, come sui finanziamenti di tante opere di interesse strategico, dimostra che qua si lavora tanto e si lavora nell'interesse dei circa 3 milioni e mezzo di abitanti della città metropolitana. Cambiamo un attimo argomento, domani lei andrà a Roma, incontrerà sì. Il Presidente del Consiglio per quanto sì. Riguarda la cabina di regia. Lei aveva espresso l'auspicio di avere l'occasione di parlargli anche di altro, a notizie in questo Io senso? Io commenterei domani all'esito di quello che accade a Palazzo Chigi, quindi domani c'è questa andata importante a Roma e sicuramente avremo modo tra domani e dopodomani di commentare. Grazie.